parola a Paolo Cacciari, deputato per la Rifondazione Comunista. Grazie professoressa Carrarigalli dell'invito, grazie anche al professor Genovese che mi ha chiamato. Io sono un modestissimo operatore politico, non so come definirmi, insomma, e non ho quindi grandi discorsi teorici da farvi. Il mio modesto tentativo, nostro, insomma, delle diciamo, forze politiche, dei politici, possiamo dirlo, pacifisti, non so come dire, è quello di tentare di tradurre, diciamo, nelle pratiche e nelle norme appunto una sorta di principio che è quello che così bene Fiano vi ha narrato oggi, di idea, non so, molti appunto la reputano come una sorta di ipotesi utopica, insomma, di poter fare a meno delle guerre. È una cosa, un principio molto semplice, ma la semplicità molto spesso è verità, non so come dire, insomma, no? La complessità spesso tende a nascondere e a mascherare delle istanze che invece sono molto semplici, sono molto genuine, sono molto, in noi, si presentano in noi come un bisogno molto immediato, vorrei dire quasi naturale, vivere in pace, non vivere in sicurezza, nel senso di avere garantita l'incolumità fisica nostra e possibilmente non essere nelle condizioni di dover fare del male o di ammazzare qualcun altro, no? Mi pare che questi siano principi molto sentiti, di cui io credo non ci dobbiamo vergognare di averli dentro di noi questi principi, anzi credo che la buona politica sia quella di riuscire a tradurre questi sentimenti, questi sentire molti elementari, in realtà, partendo da un fatto che così non è invece, che così invece gli ordinamenti, le organizzazioni sociali, il sentire comune non corrisponde a questa esigenza. Tradurre questa esigenza in un progetto di fattibilità concreto, diciamo, di relazioni sociali e politiche, istituzionali e interpersonali che rendano possibile vivere senza fare ricorso alla guerra e senza fare ricorso alla violenza è, credo, la sfida più alta che una società civile possa avere di fronte a sé, insomma, no? Quindi è bene, e credo è bene, che i parlamenti, è bene che le istituzioni se ne occupino, e se ne occupino probabilmente molto di più di quello che fanno fino adesso. Io proverò quindi oggi molto modestamente a fare un esercizio mentale, una prova di simulazione, no? Per vedere se è poi davvero così utopistico e così irrealista e così da sognatori, come vengono definiti, pacifisti e così via, tentare di appunto rendere possibile un progetto di attuazione della Costituzione, non stiamo mica parlando altro, quando la nostra Costituzione, l'articolo 11, dice appunto che la guerra va bandita, e bisogna poi attuare questi bei principi, e non è solo la Costituzione italiana, sono le carte dei diritti internazionali e così via, che lo dicono. Oggi questa esigenza è più che mai urgente rispetto alle guerre in corso, alla situazione che appunto veniva ricordata, che dopo vedremo addirittura di recrudescenza, diciamo, del ricorso alla violenza, alle guerre per risolvere
per risolvere le competizioni e i contrasti internazionali e non solo internazionali. Quali sono appunto le condizioni, quali potrebbero essere le condizioni per i presupposti, insomma, per attuare una sfida del genere, cioè diciamo per pensare alla pace, alla realizzazione, al mantenimento della pace con mezzi pacifici, alternativi ai mezzi militari, alternativi ai mezzi alla cultura politica militare, insomma, che è quella che presiede e comunemente, diciamo, organizza i lavori dei rapporti internazionali tra gli stati. La professoressa Callari Galli prima diceva bisogna, parso molto bello, mettere in atto un artigianato delle pratiche locali. Mi piace molto pensando appunto che molto spesso noi non sappiamo nemmeno che queste pratiche alternative, questi tentativi di risoluzione dei conflitti con mezzi non violenti e senza ricorso alle armi, sono in corso. È che nessuno ne parla, perché tutti parlano appunto, fanno spettacolo i carri armati e gli aerei di guerra, ma però ogni tanto ce ne accorgiamo, perché ogni tanto quando veniamo a sapere appunto cosa fa Emergency, cosa fa un ponte per, cosa fanno le Terre de Homs, cosa fanno per, ho portato qui per, siamo nella vostra regione c'è un'organizzazione che si chiama Operazione Colomba, che è associata dentro Giovanni XXIII, che attualmente, adesso, mentre noi stiamo parlando, sono in Nord Uganda, in Kosovo, in Palestina, a organizzare ambasciate di pace, campi di pace, interposizioni, accompagnamenti, tutta una serie di pratiche di prevenzione, di dissuasione, di riconciliazione, tutte quelle cose che appunto vi venivano dette prima e che hanno bisogno di cosa? Hanno bisogno appunto di forza, hanno bisogno di professionalità, hanno bisogno di organizzazione. Perché queste cose che adesso vengono fatte, e poi appunto ci accorgiamo quando quest'estate tutti noi ci ammazziamo, quando Angelo Frammartino viene ammazzato, Angelo Frammartino stava facendo un campo di pace a Gerusalemme con dei ragazzini palestinesi. O ci emozioniamo quando vengono rapite le due Simone e così via, ma c'è una rete molto estesa, dopo se volete li elenchiamo, di organizzazioni, di associazioni del volontariato, che queste sperimentazioni in modo artigianale, in modo assolutamente diciamo volontario, cioè proprio usando le proprie ferie, usando i propri soldi e così via, stanno sperimentando. E sarebbe bene che anche la politica, primo, se ne accorgesse, secondo, facesse un bilancio della efficacia di queste azioni. Nessuno lo fa. Ecco, io credo, e quindi diciamo metto già avanti la conclusione, che queste azioni siano molto più efficaci di qualsiasi azione militare, siano molto più efficaci, cioè raggiungano lo scopo della dissuasione, della pacificazione, della diciamo trasformazione del conflitto da violento armato a politico sociale, molto più efficaci queste azioni che non le azioni militari. E nulla impedirebbe che questo tipo di sperimentazioni, che questo tipo di idee venissero assunte dai livelli istituzionali.
cioè con un sistema non armato e non violento di difesa della pace, che vengono chiamati corpi o servizi civili di pace, in Germania servizi civili di pace, da noi corpi civili di pace, cioè no violent peace force, cioè corpi di non armati e non violenti di difesa, di prevenzione, di trasformazione di conflitti, di ricostruzione della convivenza pacifica nei terreni di scontro. Secondo me questi corpi, questo modello difesa da impegnare, oggi parliamo, il tema era di conflitti internazionali, ma questo si chiama corpo o servizi di difesa proprio perché si pensa ad un possibile impegno anche e parallelo anche all'interno, ovviamente, anche all'interno dei propri paesi. Leggiamo tutti, no? Quando si pensa di mandare l'esercito a Napoli o quando abbiamo mandato l'esercito a Palermo per ripristinare l'ordine pubblico. Io credo che se invece di eserciti mandassimo e mettessimo nelle condizioni associazioni come Libera, associazioni come quelle di Don Ciotti e così via, e aumentassimo le relazioni sociali e la possibilità e i rapporti umani all'interno di quel, e migliorassimo la possibilità delle relazioni umane e i rapporti sociali all'interno di quelle realtà, faremo certamente degli interventi più efficaci e sicuramente più economici. Ma stando sullo scenario, mondiale, globale, dalla caduta dell'impero del male, dalla caduta dell'URSS, dalla caduta del muro di Berlino e così via, il conflitto internazionale ha cambiato completamente volto, no? Non è più bipolare, non è più... non siamo più nell'equilibrio del terrore, come veniva chiamato, l'uso deterrente della bomba nucleare e così via, ha cambiato completamente. I conflitti oggi sono conflitti, vengono definiti di tipo asimmetrico, no? Cioè, per farla breve, pensiamo all'Afghanistan, no? Quando la coalizione militare più potente che sia mai stata concepita dai faraoni in poi, che è quella, la coalizione militare con gli Stati Uniti, noi, eccetera, eccetera, sta occupando il paese più povero del mondo, cioè il paese dove il reddito pro capite è inferiore ai paesi africani, no? Ecco, quando si dice conflitti asimmetrici, immaginiamoci l'Afghanistan, appunto, ci rende bene l'idea di come è cambiato lo scenario, no? Quando prima ci mettevano i cruise in Italia, i missili nucleari in Italia per contrastare l'altro impero che aveva i missili, quindi era una competizione, appunto l'equilibrio del terrore alla pari, oggi le guerre le si fanno contro gli elefanti, contro i microbi, contro le cose. Quindi è completamente cambiata la dottrina militare, è completamente cambiata. Tant'è appunto che non si parla più di guerra convenzionale, si parla di guerra preventiva permanente, si parla cioè di uno stato di agamben, no? Uno stato permanente di emergenza contro un nemico che è dappertutto, è invisibile, non è più uno stato e così via, è il cosiddetto terrorismo che è annidato dappertutto, e quindi siamo autorizzati a fare la guerra dappertutto dove noi pensiamo, immaginiamo, dove le nostre agenzie di spionaggio pensano che si possano annidare, e quindi ed è uno stato appunto, è completamente cambiato.
per diciamo, autorizzare questa guerra, per giustificare questo tipo di nuova guerra, appunto, si è chiamata ingerenza umanitaria, polizia internazionale, peccato che non ci sia un tribunale internazionale capace di diciamo, dire qual è diciamo, una corte di giustizia internazionale, non c'è capace di dire dove indirizzare le forze dell'ordine, quindi diciamo sono le forze dell'ordine che sono autoreferenziali, no? in questo caso. Peacekeeping, missioni di pace, qualcuno il Financial Times l'ha chiamata imperialismo benevolo e così via, no? E siamo quindi in una situazione appunto di guerra permanente. Io non credo che sia così, insomma. Io credo che queste nuove dottrine nascondano in realtà cose, appunto, lo diceva la professoressa Galli, diciamo cause strutturali, insomma, diseguaglianze, distribuzione iniqua di risorse, che diciamo, e queste sono giustificazioni, insomma, per coprire interessi molto, molto precisi. Ma però io non volevo nemmeno entrare in questa cosa, volevo prendere per buone queste teorie e dire benissimo, poniamo che davvero questi conflitti siano dovuti alle le cause di queste guerre siano tutte diciamo interne, siano legate a identità etniche, siano legate a competizioni tribali, siano legate appunto a conflitti etnopolitici, a controversie regionali e locali, appunto gli sciiti, i sunniti, i curdi, gli arabi che si combattono tra di loro e che fanno guerre civili, i popoli israeliani e i popoli palestinesi, gli albanesi, i serbi, gli indù e i musulmani in Pakistan, in India, i somali, gli etiopi. Pensiamo appunto con Arnar Tiassen che ci sono questi scontri identitari che portano alla violenza. Citavi lo scontro di civiltà di Huntington ed è davvero diciamo, impressionante diciamo, la teoria che sta sotto, che è emersa sotto questa idea dello scontro di civiltà, no? Questo signore che ha scritto Samuelton Hurtingo, che nel 93 ha scritto il libro appunto Scontro di Civiltà, dice, e che ha avuto seguaci da noi, no? Pensiamo alla Fallaci e così via, dice, se non odiamo ciò che non siamo, non possiamo amare ciò che siamo. Non ci possono essere amici senza veri nemici, esattamente il contrario di quanto ha detto Fiano un momento fa. Cioè c'è una proprio teoria, no? Una teoria antropologica, non so come dire, che è quella delle che ci sono appunto, ma è ottocentesca, non so come dire, degli impulsi biologici che hanno come fine la sopravvivenza dei gruppi per discendenza genetica. Questo è un certo Peter Singer che fa queste cose qui. Cioè, siamo tornati alle teorie lombrosiane, non so come dire, no? Dove il male è una parte di noi, è dentro di noi, non la possiamo governare, questi istinti animaleschi di violenza e così via, è dentro di noi, dobbiamo appunto gestirla, appunto con la potenza degli istinti, la radice della violenza, insomma, che poi arriva anche, diciamo, ci sono certe teorie, perfino uno straordinario personaggio come Emanuele Severino, insomma, poi dice, ma c'è le radici dell'albero della malvagità, no? Allora, questo albero, questa malvagità e questi istinti violenti che sono dentro di noi debbono appunto trovare nella costruzione identitaria,
nelle identità una coesione, e questa coesione diventa esclusione degli altri, inimicizia, diventa dualismo, non so come dire, diventa gerarchie, per cui la nostra civiltà sarebbe superiore delle altre, e quindi una legittimazione ad un dominio, ad un potere della nostra comunità, della nostra tribù e così via, rispetto ad altre. Questo è il consenso di Washington, cioè questa è l'idea appunto che gli Stati Uniti hanno e delle coalizioni che vengono fatte per dominare, per organizzare, per le altre civiltà, gli altri popoli e così via. Ci sono alternative? Io penso proprio di sì. In Senato, poche settimane fa, hanno approvato un bellissimo ordine del giorno, io leggo solo l'ultima parte, che impegna il governo a favorire in sede nazionale ed europea la costruzione di un contingente civile disarmato, i cosiddetti caschi bianchi, anche attraverso l'impegno dei volontari del Servizio Civile Nazionale, da utilizzare nella prevenzione dei conflitti, della ricostruzione delle relazioni sociali postbelliche, nella promozione della non violenza e della cultura di pace. Non ci inventiamo niente di nuovo. È in corso di studio nella Unione Europea un progetto di fattibilità per dare corpo ad un servizio europeo di difesa non violenta. Già nel 1970, allora Boutros Ghali, segretario nazionale dell'ONU, fu approvata una risoluzione dove si diceva appunto che andavano istituiti i volontari civili, i cosiddetti berretti bianchi, i peacekeeping, che significano garanti di pace. Guardate come è regredita la cosa. Il peacekeeping partono da questo documento che si chiamava Agenda per la pace del 72, e che era previsto come corpi civili non militari. I militari si sono, diciamo, appropriati del peacekeeping, e le operazioni adesso militari le chiamano peacekeeping. Altre risoluzioni sono avvenute nel 99, nel 2000, nel 2001, fino alla bozza di trattato costituzionale dell'Unione Europea, che appunto parla di una revisione del sistema, una riforma del sistema di sicurezza, dove vengono previste, loro dicono in forma integrata ai militari, ma comunque dove vengono previste delle funzioni civili nell'ambito della politica di sicurezza. Appunto risoluzioni, raccomandazioni del Parlamento europeo e così via, assolutamente disattese. In Italia qual è la situazione? In Italia c'è una legge sull'obiezione di coscienza, una legge sull'obiezione di coscienza, la legge 230 del 98, al cui articolo 9 è previsto la possibilità dell'impegno all'estero dei ragazzi che scelgono il servizio civile. La legge 64 del 2001, che istituisce il Servizio Civile Nazionale, prevede appunto e conferma, prevede addirittura una commissione, aveva previsto una commissione consultiva e così via, che doveva, diciamo, individuare dove e come, con quali modalità impegnare i volontari nelle operazioni di peacekeeping. Voi sapete che c'è una massa enorme di ragazzi, di giovani, che vorrebbero essere impegnati in queste attività. La risposta appunto pubblica è una risposta che non c'è, non è stata ancora attivata. Il ministro Ferrero è ministro che è stato delegato da Prodi alla delega sul servizio civile, quindi anche sui corpi civili non violenti, e ci aspettiamo una
almeno da lui, una rapida risposta in questo senso. Le radici storiche e teoriche di questa impostazione le potete immaginare, insomma, sono legate appunto al pensiero di Tolstoi, al pensiero di Gandhi, della Jane Addams, di Capitini, di Don Milani, di tante personalità che hanno pensato, ma non solo pensato, hanno agito la non violenza. Di solito appunto per il pacifismo viene chiamato imbelle e inefficace, in realtà appunto la non violenza è tutt'altro, la non violenza è organizzazione faticosa e durissima della disubbidienza, come diceva Don Milani, del boicottaggio, della non collaborazione, della risposta, della resistenza civile, fatti questi che sono la cui storia dei popoli oppressi è costellata ed è anche costellata di successi. Pensiamo appunto a cosa ha significato la Satyagraha di Gandhi in India, cosa è stata la lotta contro l'apartheid nel Sudafrica del vescovo evangelico Tutu e di Mandela, cosa sono state le lotte per i diritti civili negli Stati Uniti d'America con Martin Luther King, e tante altre cose di cui si potrebbe parlare, ma di cui non vi parlo perché ho appena uscito un libro, io non ce l'ho nell'edizione, che è di Antonino Drago, Storie e tecniche della non violenza, è uscito in un'edizione più bella di questa, ed è uscito anche recentemente un libro proprio sulla storia della non violenza in Italia, l'ho visto in libreria in questi giorni, su cui potete vedere insomma anche le esperienze storiche. Finisco davvero dicendo: cosa fanno questi No Violent Peace Force? Qual è, diciamo, cos'è che sono? Qual è la loro competenza, qual è la loro professionalità, quali sono le loro finalità, quali sono le loro azioni. A loro è richiesta intanto una straordinaria intelligenza e sensibilità culturale nella comprensione, nell'ascolto dei popoli in lotta, dei popoli in conflitto. Cioè quello che viene chiamato adesso, quando si dice osservatori, il massimo che capiamo sono gli osservatori che vanno lì a vedere quando ci sono le elezioni se non ci sono brogli. Ecco, quella è, diciamo, la punta dell'iceberg. L'osservazione è un'osservazione permanente, è una presenza costante ed è una condivisione condivisione con le popolazioni della condizione di vita. Queste missioni sono missioni lunghe, questi gruppi stanno mesi e mesi a turno nelle città, nei villaggi e così via, e vivono con gli stessi livelli di reddito, con gli stessi livelli, senza divise, senza così via, condividono la vita quotidiana di quelle persone. Cioè un lavoro appunto di immedesimazione nell'altro, nelle comunità in conflitto. Poi è chiesta una loro assoluta terzialità, cioè una loro assoluta obiettività. Loro non sono lì per dire chi ha ragione e chi ha torto in un conflitto, anche se questo non significa affatto imparzialità, significa stare dalla parte di chi subisce i torti. E voi sapete che con le guerre moderne il 90% delle vittime, dei morti nei conflitti sono civili, non sono militari, no? Non sono militari. Questa, diciamo, la tecnologizzazione delle guerre, e le guerre sempre più appunto chirurgiche e così via, hanno questo piccolo difetto appunto, che non muoiono i militari perché costano troppo ormai, no? Nella formazione e così via, muore la gente. Quindi creare quello che viene definito confidence building, cioè la costruzione di un rapporto di confidenza con le popolazioni in lotta. Questo,
Questo comporta un'esposizione, certo, perché la interposizione, l'accompagnamento, la grande, l'accompagnamento dei bambini che vanno nelle scuole di, che sono sotto tiro di forze armate e così via, ma non solo, accompagnare i leader delle comunità locali, delle associazioni che sono legate al, che possono appunto costruire le azioni di pace per impedire che vengano letteralmente ammazzati. E poi un lavoro di, che viene chiamato diplomazia delle comunità o diplomazia dal basso, la creazione appunto di luoghi liberi, di case della pace, che di, dove appunto poter scambiare, scambiare. Questo, qual è il punto? Appunto far regredire le paure e cambiare la percezione del nemico, no? Cambiare... quindi il grande risultato è quello, sarebbe quello di far conoscere le persone, finisco davvero per dire che qui anche noi possiamo fare moltissimo. Un'esperienza modesta che il mio comune a Venezia ha fatto, ma so che molti comuni l'hanno fatta anche in Toscana e così via, per esempio sul conflitto arabo-palestinese, far venire qui e ospitare qui scolaresche assieme, far passare delle volgarissime vacanze di studio, di relax, alle scolaresche israeliane e palestinesi di due comuni diversi, farli conoscere, che è una cosa difficilissima perché molto spesso loro a casa loro non l'hanno mai potuti incontrare, non si sono neanche mai potuti incontrare perché c'è la divisione del muro, ci sono queste cose qui. Hanno tutti, diciamo, ovviamente dei, chiamiamoli, pregiudizi motivati, hanno una, diciamo, hanno assorbito questa cultura di odio, e farla sbollire in situazioni, in zone neutre dove questo possano emergere, ma emergere appunto in termini diciamo di trasformazione dell'odio e del conflitto, elaborare, diciamo, l'odio e il conflitto e riconoscersi reciprocamente, è l'esperienza umanamente più bella che un amministratore e un centro pace possa fare. Mi ricordo sempre il ragazzino israeliano che mi ha detto: sì, voi ci avete regalato una bella vacanza qui, però io adesso torno, il prossimo anno vado, ho 17 anni, vado sotto le guerre. E se mi ritrovo sul checkpoint con il fucile e riconosco il ragazzino lì, cosa faccio? Da una parte ovviamente il cuore ti si spezza, no? Ti si spezza, ma dall'altra parte questo è esattamente il risultato. Porre il fatto che si siano conosciuti e che si possano immaginare di vedersi non nelle vesti del nemico, ma nelle vesti di quello che ha giocato a calcio e che ha visitato Venezia una settimana, è esattamente... Se tutti i comuni d'Italia o d'Europa riuscissero a fare queste cose, che non è semplice per carità farle usare, perché appunto le due statualità non te li lasciano venire qui, fanno cioè, per mantenere, diciamo, questo stato di inimicizia, non lasciano neanche fare queste cose qui, no? Per appunto alimentare questo spirito. Se facessimo questo, beh, io credo che in poche, sono quanti, 60 anni, 65 anni che si sparano lì, beh, io credo che in 20 anni noi potremmo cambiare, diciamo, alla base la percezione. Questo per dire che la riconciliazione, l'incontro tra le diverse le civiltà, il disarmare le menti, ecco, tutto questo lavoro, questo è il lavoro della pace, della pacificazione. Io non credo che ci sia nessun militare che sa fare questo lavoro. E quindi che qualsiasi soluzione di interposizione militare e così via sia al massimo, speriamo come in Libano, una tregua alla guerra, insomma, ma non una, diciamo, una risoluzione duratura di un superamento, diciamo, alla base dei conflitti. Forse l'ho fatto troppo lungo, non mi avete fermato. Io vado la parola a Ruba Sali,
docente di antropologia all'Università di Bologna. Quest'anno insegna istituzioni e storia dei paesi del Mediterraneo. I campi di ricerca che ha privilegiato Ruba Sali sono quelli dei flussi migratori, dei processi identitari con particolare riguardo a riferimento a quelli di genere e una grande attenzione all'area medio orientale e agli andamenti dei conflitti in quest'area. Grazie, anch'io mi unisco ai ringraziamenti delle persone che mi hanno preceduto, penso che questo sia un bellissimo convegno anche per la capacità di intrecciare due temi, due contesti, appunto quello dei conflitti internazionali e quello dei movimenti migratori e della capacità di costruire percorsi di dialogo anche in contesti appunto non di conflitto in senso, come dire, letterale, ma di conflitti di vario genere. E devo dire che è la seconda volta in pochi giorni che mi trovo in un convegno in cui questi due temi cercano di essere trattati in modo simultaneo e in entrambi, nel convegno scorso appunto a cui ho partecipato pochi giorni fa, questo tentativo è stato ripagato, perché la conferenza ha avuto davvero molto successo. Il tentativo di coniugare appunto percorsi di dialogo e di pace in contesti anche molto diversi fra loro. Io mi occupo, come dire, molto di migrazioni, ma ovviamente il conflitto israelo-palestinese è un tema che mi riguarda da un punto di vista, come dire, biografico, ma non solo, anche appunto culturale, intellettuale e politico. Sappiamo che è un conflitto che ormai dura da più di 60 anni e sembra non trovare una via di uscita. Tutti sanno che la Palestina, i territori occupati palestinesi oggi, non sono altro che un insieme di brandelli di terra separati fra loro da più di 600 checkpoints, da un devastante muro che separa non solo gli israeliani dai palestinesi, ma i palestinesi dagli palestinesi, separa i palestinesi dalle loro case, dalle loro famiglie, dalle loro terre, dai loro ospedali, dalle loro scuole, dalle loro università e dalle loro attività. Il processo di pace è sempre più un processo e sempre meno un qualcosa che tende alla fine ad arrivare ad una soluzione e quindi questa idea del processo che è sempre più eterno e a cui tutti comunque fanno riferimento, tutti continuano a richiamarsi a questo processo di pace senza che siano ben chiari i contenuti, i termini di questa pace. Quindi in questo contesto che alcuni hanno definito con un termine molto provocatorio, ma a mio parere molto incisivo per definire quello che sta accadendo nei territori palestinesi, è stato usato il termine spaziocidio, proprio per far comprendere quello che è il dramma appunto che è vissuto da coloro che vivono in un contesto in cui lo spezzettamento, la frammentazione rende praticamente la vita a tutti i livelli impossibile. Quindi questo termine spaziocidio, che non ha nessuna intenzione di in qualche modo di mettersi a un livello di parità con l'altro a cui si ispira, ma in ogni caso tende a voler sottolineare un dramma che è quello appunto che forse di cui si ha meno conoscenza, la frammentazione, la impossibilità di muoversi, che non solo è tipica del nostro contesto, perché sappiamo che i migranti, per quanto sia celebrata la possibilità del movimento, il movimento, l'ibridità, il meticciato, in realtà le possibilità di muoversi sono sempre più limitate. Ecco che appunto il termine spaziocidio per definire la realtà, il vissuto dei palestinesi nei territori occupati, rende in qualche modo a maggior ragione conto di questa impossibilità di muoversi. Ecco, allora, in questo deprimente contesto, che cosa si può fare? Quali sono le opzioni possibili? Ovviamente da un punto di vista politico si potrebbe dire la fine dell'occupazione, il ritiro degli israeliani, dell'esercito israeliano entro i confini del 67. Questo è però un obiettivo che non sembra così facile da raggiungere per tutta una serie di motivi che però non ho il tempo qui di sviluppare, neanche tanto l'intenzione. Ancora di più forse ispirandosi a quello che entrambe le persone che mi hanno preceduto hanno sottolineato, il tentativo di
pensare alle identità e alle, come dire, all'identità come entità in divenire, come entità in movimento e non statiche su loro stesse. Emanuele Fiano ha sottolineato precedentemente il carattere appunto creativo dell'identità ebraica, che si è da sempre ibridata, meticciata, incontrata con i contesti in cui ha vissuto. Ecco, allora lo stato binazionale in questo contesto, seppur sempre più, come dire, volendo guardare da un punto di vista realistico, sempre più lontano come fattibilità, sembra però essere, come sfida intellettuale, antropologica e politica, se non altro almeno a livello teorico, io credo, una delle, come dire, delle possibilità per uscire fuori da questa situazione. Uno stato binazionale in cui appunto gli uni possano vivere a fianco agli altri, ma intrecciati agli altri, non a fianco semplicemente in due stati etnici, nazionali o religiosi. Se guardiamo al contesto internazionale più in generale, si nota lo sgomento rispetto al fatto che la retorica dello scontro di civiltà è stata richiamata anche prima in termini di incompatibilità fra, o di, appunto, lo scontro di civiltà in termini di incompatibilità fra due non meglio precisate entità che da un punto di vista antropologico creano enormi problemi, l'Occidente da una parte e l'Islam oggi dall'altra, no? Due entità che si sembrano essere riconosciute da tutti, ma nessuno sa bene di cosa si stia parlando. Quindi si nota con sgomento tuttavia che questa retorica prende sempre più piede, una retorica che sostanzialmente sta divenendo il filtro principale attraverso cui analizziamo fatti e relazioni sociali, culturali e soprattutto nei contesti appunto migratori, nei paesi di accoglienza, sta divenendo il filtro unico attraverso cui noi comprendiamo le dinamiche interculturali, interetniche. Quindi come dire, mi rifaccio a ciò che è stato detto precedentemente nel dire che oggi io credo, da un punto di vista ancora una volta sia politico che intellettuale, forse mai come oggi è necessario trovare pratiche politiche, discorsi anche politici che sappiano proporsi come nuovi rispetto all'universalismo che nel nome della, come dire, della scusate, del relativismo, che nel nome della, del rispetto delle differenze ha spesso e volentieri è passato sopra alla violazione di diritti umani, ma anche al superamento dell'universalismo, che nel nome del quale si sono comunque potute costruire e demonizzare intere culture, regioni del mondo e identità, sia soggettive che collettive. Quindi io credo che come dire, siamo di fronte a un momento storico in cui è urgente ripensare il rapporto con se stessi, con gli altri, fra nord e sud, ma anche nei contesti appunto in Europa e in Occidente, un discorso che si ponga come superamento di questo schema binario universalismo-relativismo. Ma torniamo appunto alla logica dello scontro e alla situazione difficilissima che ci troviamo di fronte appunto nel contesto israeliano-palestinese. Io credo che una delle pratiche, abbiamo avuto prima un lungo e bellissimo intervento su tutte le invisibili, spesso invisibili pratiche come dire, di peace building, di peacekeeping, di persone che vanno appunto anche spesso come volontari a tentare di portare avanti un dialogo in contesti in cui il dialogo sembra impossibile e impensabile. Ecco, io credo che in realtà anche nel contesto israeliano-palestinese la politica trasversale, quella che io e altre, soprattutto altre femministe, hanno definito appunto come politica trasversale, sia anche qui stata praticata, a volte con successo, con straordinario successo, a volte con grandi difficoltà, a volte ci si è trovati di fronte a situazioni in cui questa politica del dialogo, questa pratica trasversale si è interrotta a causa della difficoltà a decostruire appunto le proprie identità, le proprie appartenenze quando il conflitto si fa veramente violento, ma tuttavia la politica trasversale io credo sia una delle possibili vie di uscita a questa logica dello scontro in un contesto e nell'altro. Dunque
Che cosa è, e poi ritorneremo su, cosa, su come è stata portata avanti nel contesto israeliano-palestinese, però prima consentitemi una, come dire, un'introduzione un po' teorica sul termine politica trasversale, su che cosa significa fare politica trasversale. È un termine questo che non ha una vasta risonanza in Italia e forse neanche tanto in Europa, pur essendo, devo dire, essendo nato in Italia da delle femministe italiane, è ora più, molto più utilizzato all'estero che non in Italia. La politica trasversale è una politica che risponde a un bisogno di concettualizzare una pratica democratica di un certo tipo, un processo che da una parte cerca comunanze, senza essere universalista, come dicevo, universalista in modo arrogante, come dicevo, come è stato spesso l'universalismo, che in nome appunto della, dell'estensione agli altri, ai barbari o ai retrogradi, della, in questi anni si è parlato appunto di democrazia, in realtà si è posto in modo arrogante, etnocentrico, schiacciando l'identità altrui, quando non devastando popoli e culture con guerre come quella appunto in Afghanistan, che si è consumata molto come retorica, se non altro sull'obiettivo di liberare le donne e di portare la democrazia anche qui. E quindi superando l'universalismo arrogante etnocentrico da una parte e però dall'altra affermando le differenze senza essere limitati, senza essere fissati dalle differenze. È una pratica che consiste quindi nell'attraversare in modo creativo e ridisegnare i confini e le frontiere che segnano differenze, differenze soprattutto che divengono e che sono politicamente significative. Come antropologi sappiamo bene che le differenze non sono mai statiche, univoche e ferme, ma sono come dire, mobilitate, possono divenire significative in contesti politici, ma non sempre le differenze è bene che sopravvivano, a volte come dire, eliminando la causa che sostiene la differenza si scioglie semplicemente, non ha più ragione di essere. Quindi è giustissimo sottolineare l'importanza delle differenze, ma a volte le differenze possono anche essere annullate per creare qualche cosa di nuovo. Quindi significa empatia, empatia termine che è stato richiamato da più interventi, ma empatia senza appiattimento. Cioè shifting, come hanno appunto saputo con uno slogan definire le femministe, soprattutto anglosassoni, in termini di spostamento senza radicamento. Shifting and rooting sono le due parole chiave di questa politica trasversale. Quindi da un punto di vista teorico l'arte della politica trasversale consiste o consisterebbe in un continuo scetticismo verso la comunità. La comunità, che qui è una metafora per dire la nazione, è una metafora per dire l'etnicità o il fondamentalismo, l'identità fondamentalismo. Quindi un continuo scetticismo verso il tentativo di imbrigliare le identità in un unico contenitore. Da queste poche parole si capisce benissimo quanto complessa, quanto difficile, quanto a volte impraticabile possa essere la politica trasversale. Se pensiamo per esempio a quanto la comunità è stata centrale ed è tuttora centrale per i gruppi che rappresentano le minoranze, pensiamo a quanto nel dibattito per esempio fra il femminismo occidentale o americano e quello afroamericano la comunità, la famiglia fosse fondamentale per le donne nere afroamericane che non potevano rinunciare a questa importante fonte di protezione. Tuttavia, come dire, pensiamo a quanto sia difficile alle donne palestinesi rinunciare o decostruire la propria appartenenza nazionale nel momento stesso in cui la loro identità è messa a repentaglio in quanto nazione, non solo in quanto donne. E quindi capiamo bene quanto complessa sia la decostruzione delle appartenenze, soprattutto quanto complesso e quanta sofferenza possa portare con sé questo scetticismo verso la comunità. E tuttavia è qualcosa che è avvenuto e che sta continuando ad avvenire in Palestina e Israele. Lasciatemi dire che comunque questa idea della politica trasversale è qualcosa che ha preso molto piede anche nel campo delle relazioni interetniche. La politica trasversale si è sviluppata per esempio nel contesto anglosassone come alternativa alla politica, al paradigma dell'assimilazionismo, appunto al paradigma dell'assimilazionismo universalista. Da una parte, così come si è sviluppata come alternativa anche alla politica della differenza, alla politica dell'identità dall'altra, nel momento in cui proprio
come dire, si sentiva come urgente il bisogno di ripensare appunto i confini e le barriere fra differenze e senza reificarle, senza erigere delle barriere fra gruppi e tuttavia senza correre il rischio di ridurre le identità soggettive individuali a quelle collettive. Quindi la politica trasversale si è posta come una validissima alternativa da un punto di vista teorico al paradigma dell'assimilazionismo da una parte e al paradigma del multiculturalismo hard, a oltranza, inteso come appunto comunità, collettività che convivono le une vicino alle altre senza interazioni, senza appunto ibridazioni e punti di contatto. Quindi quali sono le origini quindi di questa pratica politica? Innanzitutto la teoria del posizionamento, che riconosce che ogni posizione e da ogni posizione il mondo può essere visto differentemente e quindi che ogni coscienza e conoscenza che deriva da una particolare posizione non può che essere incompleta o comunque parziale, che non vuol dire invalida o non valida, ma che vuol dire parziale. E questo penso sia il primo fondamentale momento, passaggio per poter avviare una politica del dialogo. Nel contesto israeliano-palestinese, spero di avere il tempo di approfondire questo tema, questo ha significato e ha fatto bene l'assessore all'inizio di questa mattinata a ricordare il libro La storia dell'altro. Vi sono stati poi altri libri su quello stesso stampo che hanno tentato di avviare come dire, la ricostruzione di una storia che fosse il frutto di precisamente di questa pratica di decostruzione della propria lettura, coscienza, conoscenza storica a partire dalla consapevolezza che ogni posizione non può che portare con sé un approccio e una lettura incompleta, parziale alla storia. E questo è tanto più importante in un contesto, quello israeliano-palestinese, dove ogni singolo brandello e pezzetto di terra, ogni singolo avvenimento storico ha almeno due nomi, almeno due modi per essere definito. L'indipendenza di Israele del 48 è la Nakba, la catastrofe per i palestinesi. Il muro di separazione è per i palestinesi il muro dell'apartheid e per i palestinesi è il muro di difesa. Solo per dire, così, fare alcuni esempi di qualcosa che comunque è sotto gli occhi di tutti. Gli stessi nomi di villaggi, città, sono spesso addirittura non conosciuti dagli uni e dagli altri perché hanno due o più nomi e non dimentichiamoci che la Palestina è stata colonia, comunque protettorato britannico per molti anni. E quindi appunto in un contesto in cui, come dire, le letture possono essere tante e le storie sono diverse e molteplici, non si può che partire dalla consapevolezza che costruire una storia che sia frutto dell'intreccio, della comparazione e alla fine dell'intreccio delle due letture storiche è un fatto imprescindibile. Il secondo punto cruciale, sia in un contesto di conflitto come quello israeliano-palestinese, ma sia in un contesto appunto di interculturale o multietnico, che dir si voglia, come quello appunto che abbiamo qui in Europa, in Italia, nelle nostre città, eccetera, è che le differenze debbano esistere in uguaglianza. Noi abbiamo vissuto gli anni 90 pensando e celebrando le differenze, il multiculturalismo, in un contesto in cui quasi il multiculturalismo si è andato sostituendo all'idea della cittadinanza. E noi dobbiamo invece ripartire dalla consapevolezza che le differenze non devono sostituire, l'importanza e il riconoscimento delle differenze non deve sostituire l'uguaglianza e l'equità, ma esprimersi dall'interno di una cornice di uguaglianza. E quindi che il multiculturalismo non deve essere la sostituzione alla piena cittadinanza, ma deve articolarsi in un discorso più ampio di ripensamento della cittadinanza classica, se vogliamo. Ripensamento del rapporto fra minoranze e maggioranze, ripensamento del rapporto appunto della storia nazionale e del rapporto fra territorio, nazione, Stato e accesso alla cittadinanza e ai diritti. Terzo punto, la politica trasversale è basata sull'idea che esista una differenza fondamentale e produttiva fra posizionamento, identità e valori. Persone che si identificano con una certa collettività culturale, nazionale, etnica o religiosa
possono tuttavia avere posizioni diverse a partire da una serie di divisioni sociali, di genere, di classe, di sessualità. E quindi pensarsi in qualche modo come pensare in qualche modo l'identità come una, come dire, un insieme di fratture rispetto ad una narrazione dominante, che permettono di costruire dei ponti con altri che possono appartenere a collettività, a gruppi nazionali, etnici e religiosi diversi dai nostri, ma che tuttavia, con i quali tuttavia possiamo costruire ponti e identità trasversali a partire da altre cose che condividiamo. Questo discorso appunto quindi del rooting and shifting, dello spostarsi provando empatia per l'altro da sé, rimanendo però radicati anche nella propria identità, è un percorso che si collega al discorso più ampio, più generale della politica del riconoscimento, all'interno del quale tuttavia è imprescindibile pensare ad un progetto che abbia al suo interno come momento fondamentale la decentralizzazione dell'Occidente come produttore dell'unica conoscenza possibile. E questo è stato fatto, ci sono stati contesti per esempio fondamentali negli anni 90, ricordo solo la conferenza al Forum Mondiale delle Donne di Pechino, così come altri contesti in cui le donne soprattutto hanno operato in prima persona, donne di diverse parti del mondo, per cercare di costruire una politica del dialogo che partisse dalla consapevolezza che è necessario decostruire, decentralizzare l'Occidente e la conoscenza che l'Occidente ha prodotto dell'altro da sé, senza però annullare le differenze che sono così importanti e che rendono il mondo ricco e storicamente in divenire. Quindi ecco, questo dialogo, questo percorso di politica trasversale è stato fatto da molti soggetti in Israele e Palestina. È sempre molto difficile capire come e quanto le istanze, i contesti di dialogo superino quelli di scontro. C'è chi è tornato da poco dalla Palestina e mi ha raccontato con grande felicità di come in realtà anche in un contesto di così enorme conflitto come quello che si sta vivendo oggi in Israele e Palestina, per esempio secondo un recente sondaggio il 28% dei palestinesi vedono con favore per esempio la nascita di uno Stato binazionale, così come per esempio nonostante appunto la grande tristezza che in tutti noi regna di fronte alla guerra che si è consumata quest'estate, all'escalation a Gaza della morte di persone, bambini, eccetera, eccetera. In realtà, di fronte a tutto questo, ci sono persone che, nonostante tutto, credono ancora non solo nel dialogo, ma proprio nella politica trasversale, quindi in questo processo di rooting and shifting, come unico meccanismo possibile di risoluzione di questo conflitto. E ci sono, a mio parere, tantissimi esempi che si possono portare, quello dei refusnik israeliani che hanno costituito un'associazione insieme ai palestinesi, quella del Parent Circle, che è un'associazione appunto di genitori che hanno perso figli, ricordava prima Emanuele Fiano il caso di David Grossman, genitori israeliani e palestinesi che hanno perso figli reciprocamente in questo lunghissimo conflitto, che si sono messi insieme a ragionare a partire appunto da come dal riconoscimento di un'umanità che è uguale in entrambi i campi, si possa pensare di trovare una soluzione e un riconoscimento reciproco. Come è maturata, tra l'altro, questo desiderio, questa urgenza di ripensare la politica? È un ripensamento della politica che si fa carico anche di non aspettare la politica con la P maiuscola, ma di iniziare a operare sul terreno affinché le condizioni per una pace sostenibile siano presenti al di là, al di sopra e al di sotto, se vogliamo, dei negoziati o dei non negoziati di pace. Nel contesto israeliano, che non è ovviamente il mio contesto, ma
di cui ho conosciuto molte persone che hanno praticato appunto la politica di dialogo, la politica trasversale con donne palestinesi, l'urgenza di decostruire il proprio nazionalismo è nato proprio la propria identità nazionale nasce proprio in un contesto in cui la militarizzazione crescente del conflitto e quindi della società israeliana minacciava la stessa società israeliana e le donne in prima persona, nel momento stesso in cui erano le donne e sono le donne ad essere spesso e volentieri le prime vittime dell'escalation di violenza, le prime vittime anche nella sfera privata di una escalation militare nei conflitti. E molte sono le donne israeliane e palestinesi che hanno riportato, per esempio, di come in un contesto come quello degli ultimi 5 anni l'aumento della violenza domestica in entrambi i casi sia aumentato in modo spropositato, cioè come dire proprio il macismo che accompagna la militarizzazione crescente è un qualcosa di cui le donne sono protagoniste e rende protagoniste di un desiderio di cambiamento e di decostruzione della propria identità nazionale. Ma anche la crescita dei gruppi religiosi di destra, che sempre più hanno la parola sul definire appunto che cosa debba costituire l'identità ebraica, l'identità se non altro all'interno di Israele, e che sempre più minaccia la parte laica, la parte che non si riconosce in un nazionalismo, in un etnicismo direi quasi a tratti fondamentalista, e che quindi da questo presupposto chiede di poter ripensare la propria appartenenza nazionale e chiede di poter a partire da questa decostruzione dell'identità nazionale avviare un dialogo con la controparte delle donne palestinesi. Da parte palestinesi, le donne palestinesi lo hanno fatto in passato, nel corso di, appunto, soprattutto quando le condizioni sembravano permetterlo maggiormente, cioè per esempio subito dopo gli accordi di Oslo, che pure tanti palestinesi hanno criticato e che oggi sembrano essere e sicuramente possono essere definiti come il preludio a quello che oggi stiamo vivendo, cioè lo spezzettamento del territorio palestinese in tanti Bantustan, e tuttavia appunto in quel momento l'euforia per la possibile raggiungimento di una pace, per il possibile raggiungimento e costruzione di uno Stato, portò le donne palestinesi, l'Oslo poi veniva dopo anni di lotta, la ricorderete, la prima intifada, anni di lotta non violenta, pacifica, anni di lotta di una società civile composta soprattutto da donne, bambini, giovani. Hanan Ashrawi l'aveva definita una rivoluzione di tutti contro tutti, un contesto in cui i ruoli di genere, i ruoli tradizionali venivano sovvertiti. Quindi Oslo veniva dopo anni di una lotta non violenta, che però purtroppo ai palestinesi ha portato ben poco, e nonostante questo comunque gli anni dopo prima intifada erano caratterizzati da una grande euforia in cui le donne palestinesi si rendevano sempre più conto di come a fianco della lotta di liberazione nazionale non ci poteva che essere anche la promozione di percorsi di democratizzazione della società palestinese, di percorsi di democratizzazione, di costruzione di una cittadinanza. Si poneva il problema in quegli anni di quale Stato per i palestinesi, che cosa significava uno Stato democratico. Le donne in particolare si chiedevano come costruire uno Stato laico, o come costruire uno Stato laico che rispettasse comunque che non fosse una mera imitazione di un modello occidentale, ma che rispettasse anche le caratteristiche culturali e religiose delle popolazioni cristiane e musulmane che vivevano lì. E quindi, le donne palestinesi in quegli anni hanno forse sono riuscite molto più che oggi a vedere molto al di là della retorica nazionale nazionalista e a spingere per un discorso appunto che fosse più completo e che fosse mirato a sì lo Stato, ma quale Stato. Oggi, nonostante, come dicevo, lo scenario catastrofico da molti punti di vista, la politica trasversale è stata resa in questi anni molto più difficile. Devo dire che da parte palestinese c'è stato un momento in cui
si è chiesto la società civile palestinese, dalle università ai gruppi, alle associazioni appunto di donne, hanno deciso a un certo punto di interrompere la politica trasversale, perché sembrava divenire la politica trasversale non accompagnata da riconoscimento di una urgente, come dire, progetto politico, sembrava divenire un qualcosa di autoreferenziale, un qualcosa di, come dire, di stagnante, da cui non si come dire, che rimaneva un fatto privato fra i soggetti, fra gli individui, fra le donne, e tuttavia comunque non è mai stato impedito a nessuno di parlare con l'altro. Quello che è successo è che in anni recenti, appunto, l'escalation del conflitto ha fatto sì che i palestinesi a un certo punto abbiano detto: noi continuiamo la politica trasversale con quei soggetti che da parte israeliana si riconoscono con noi in una piattaforma politica. E qui ovviamente questo è un punto, credo, fondamentale, cruciale, perché la politica trasversale, a cui io credo fortissimamente e che credo che debba essere praticata sempre e comunque fra soggetti, in qualunque situazione possibile, se non è accompagnata però da una piattaforma politica in cui, come dire, la politica trasversale si può inserire, che può sostenere, che può rafforzare, può divenire un never ending process, un qualcosa che non finisce mai, un qualcosa di fine a se stesso. Questo è stato, nel contesto israeliano-palestinese, tuttavia, un altro nodo si poneva come quasi insormontabile, e cioè a un certo punto le donne palestinesi, che più di altri soggetti forse hanno preso parte negli anni passati alla politica del dialogo, hanno chiesto un'assunzione di responsabilità. Hanno chiesto alla controparte delle donne israeliane che con loro collaboravano e lavoravano un'assunzione di responsabilità rispetto diciamo, al riconoscimento della simmetria di potere che lega la relazione e che mette questi due soggetti insieme. Della asimmetria o della asimmetria di potere. E questo è un nodo che in qualche modo continua ad esistere nei tentativi di dialogo che sono avviati sul terreno. Da parte palestinese si chiede spesso che ci sia un'assunzione di responsabilità. Molti israeliani e molti ebrei anche della diaspora hanno fatto questo, si sono assunti la responsabilità, hanno in molti contesti dichiarato, hanno scritto lettere, hanno sia in Israele che in Palestina, anzi che in Europa, anzi devo dire che molto spesso in Israele c'è molto più coraggio da parte di, seppur in minoranza, ma comunque di molti intellettuali, di quanto non ci sia fra gli ebrei della diaspora. E ci sono appelli, lo stesso David Grossman ha detto e fatto cose che sarebbero, per fortuna, non da tutti, ma da molti ritenute non consono al momento. E quindi, in ogni caso, appunto, questo concetto dell'assunzione di responsabilità diventa un concetto fondamentale nel momento in cui assumersi la responsabilità significa riconoscere che in questo particolare momento storico israeliani e palestinesi non hanno lo stesso accesso al potere, sono in una relazione asimmetrica. Edward Said ha molto efficacemente, secondo me, con una frase, secondo me, che a mio parere rende tutto il dramma di questo conflitto: i palestinesi sono vittime delle vittime, e però in questo particolare contesto storico non si riesce a uscire da questo circolo vizioso se non c'è l'assunzione di responsabilità da chi in questo momento detiene il ruolo più forte. Quindi, per ritornare al discorso che ho fatto precedentemente, Sveva Herter, che è appunto un intellettuale,
ebrea italiana, ha in un articolo che scrisse anche Fado, che si è stato in Palestina, ha chiamato quasi testualmente le parole di Manuel Fiano quando dice, e diceva in quell'articolo, dobbiamo ripensare la nostra storia alla luce quella dell'altro. Dove però appunto ripensare la nostra storia alla luce di quella dell'altro significa innanzitutto riconoscere la validità a quella dell'altro da entrambe le parti, riconoscere che oggi i palestinesi sono vittime delle vittime, riconoscere che è necessario e urgente trovare un linguaggio che però traduca politicamente gli sforzi e i cruciali passi che sono stati compiuti fino qui da soggetti molto coraggiosamente, sfidando anche le stesse società di appartenenza, hanno avviato una politica del dialogo. Volevo terminare, se mi è consentito, ancora 5 minuti, riportando. Riportando le parole di un discorso di Terry Greenblatt, che è la direttrice di un'organizzazione che si chiama Bat Shalom, che insieme a, al Jerusalem Center for Women costituisce un'organizzazione esemplificatrice appunto di questa politica del dialogo che si chiama Jerusalem Link. Terry Greenblatt, a nome anche del Jerusalem Center for Women, ha fatto questo discorso alle Nazioni Unite, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel 2002, subito dopo la rioccupazione appunto di alcune parti del territorio occupati palestinesi, e mi pare che le sue parole siano eloquenti in tutti i sensi. Terry Greenblatt davanti al Consiglio delle Nazioni Unite dice: voi avete bisogno di noi donne, perché le guerre non sono più combattute nei campi di battaglia, avete portato le guerre nelle nostre case. Molti più civili che soldati sono oggi uccisi nelle nostre e nel nostro e negli altri conflitti del mondo. Avete bisogno di noi perché noi continuiamo a portare la santità, a rappresentare i diritti umani e la santità, e qui usa proprio la parola santità, della vita come valori fondamentali, e sfortunatamente oggi sono troppo spesso negoziati e barattati come ostacoli alle politiche di sicurezza o come valori non congruenti con le aspirazioni di liberazione nazionale. Avete bisogno di noi perché noi abbiamo sviluppato un processo sociale, politico, che continua a portare avanti, a promuovere un autentico e produttivo dialogo, anche quando la violenza aumenta, entrambe le parti, ed entrambe le parti continuano a terrorizzarsi le une con le altre. La caratteristica della vita delle donne, soprattutto, è che ci dà il potenziale per due cose, dice Terry Greenblatt. Uno speciale tipo di intelligenza, quella che lei chiama appunto intelligenza sociale, e uno speciale tipo di coraggio, il coraggio sociale. Abbiamo sviluppato il coraggio di attraversare le differenze che sono state rette fra noi, che sono anche differenze che sono dentro le nostre teste, e abbiamo avuto l'intelligenza di farlo in modo non violento, senza una bomba e senza un'arma, e di farlo in modo produttivo. E, ancora più importante, stiamo imparando costantemente a muovere le nostre posizioni, to shift our positions, trovandoci in cammino verso l'altro, senza sradicarci in questo processo. Anche quando la mera esistenza delle donne, la nostra esistenza come individui, come donne, come esseri umani, è messa in pericolo, e anche quando le nostre narrazioni si contraddiranno, noi parleremo e non ci spareremo. Grazie.